E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come preannunciato dallo scorso video che ho fatto circa 2 giorni fa, siamo in Overwatch. Oggi ho fatto 2-3 partite rapide di riscaldamento perché è un consiglio che do a tutti. E sicuramente prima di iniziare a fare delle ranked, perché sì, stamattina andremo a fare delle ranked o perlomeno 1-2 partite, adesso vediamo, dipende come va, che riguardano la mia classificazione. Sicuramente fare delle partite rapide di riscaldamento aiuta, piuttosto che magari alzarvi, mettervi qui davanti con un occhio semi chiuso e fare le ranked, perché c'è gente che vi bestemmia la famiglia contro, giustamente, se voi giocate addormentati. Come potete vedere, sì, qui ho già fatto 5 partite di piazzamento e spero che mi scusiate se non l'ho registrate, ma la mia testa è fatta solo per separare le orecchie perché mi sono scordato di accendere la cazzo di registrazione. Però vabbè, le prossime perlomeno me le registro tutte. O perlomeno, anche se non me le registro tutte, sicuramente vi faccio degli highlights per farvi vedere un po' come sono andate. O perlomeno vi faccio vedere proprio come sono andate, anche perché sì, le classificazioni sono molto importanti, ma sicuramente le partite che vengono dopo sono altrettanto importanti, perché se vanno male quelle è inutile che magari vi classificate alti, per dire, sulle partite queste qua 10 di classificazione, magari anche ne vincete 9 e vi mettono molto molto alti, molto più alti rispetto a quando eravate nella season scorsa. Ma voi a livello di skill non siete a quel livello, rischiate di far perdere il vostro team e ovviamente anche voi, perché non siete ancora a quel livello. No, magari col tempo lo raggiungerete, però per adesso magari. Ok, ci ha trovato il party. Madonna, siamo tutte persone non classificate come me in realtà. Allora, una cosa che faccio prima di andare a scegliere il personaggio è sicuramente quello di vedere un attimo cosa prendono gli altri. La chat vocale sicuramente adesso mi dispiace, ma non posso vederla. Anche se sbagliatissimo adesso, perché le sto registrando, perché sennò io in chat vocale c'entro sempre e parlo anche, perché la comunicazione col team è una cosa fondamentale. Già abbiamo già 2 DPS, 2 tank, e come da programma noi probabilmente dovremo andare a prendere un cazzo di healer. Cazzo di healer che sarà... di solito prendo Lucio, anche se preferisco Mercy, perché... Mercy, per quanto sia stata nerfata nei giorni scorsi, cioè nei giorni scorsi, nei tempi scorsi, è sempre una fonte di cure veramente tosta, cioè praticamente nessuno cura tanto quanto Mercy a singolo target, nel senso, No, magari ci sono persone che fanno magari potenzialmente più cure, come per esempio Lucio può tranquillamente superare una Mercy in cure, perché cura AoE, quindi cioè, avete persone danneggiate intorno, le curate a rota. Adesso si parte. Probabilmente in certi momenti non parlerò molto, perché sennò faccio schifo. C'è una para, quando vedo, subito. Là c'è uno che muore, anzi che è morto. Sveglia. No, no, no. Madonna, sono rischiato. C'ho farà sopra, tipo. Non va bene. Non va bene per niente. Non va bene per niente. Perché non va bene? Perché quella fara sta facendo i buchi per terra. Madonna, tra Junkrat e Pharah contro è veramente un parto. Cioè, ma di che cazzo stiamo parlando? Guarda... Allora, Junkrat è il personaggio per gli spastici. Io quest'idea non me la tolgo mai dalla testa. Quello mi ha ammazzato un nuovo, mette random, tirate senza un minimo di criterio. Adesso tra l'altro è morto tutto uno stick. Vedo che queste partite stanno andando più che bene. Cioè, mi ha ammazzato a caso con 2 bombette tirate. Dico, ma sì, dai, proviamo lì. Tac, morto. Caso. Proprio skill checked. Quella continua a stare là a sinistra. Oh, Moira loro appena questato l'ulti. Mena, mena. No, raga, non gira. Non gira proprio per niente. Guarda. C'ho la 100 FK, raga. Cioè, ora è stato soldato, è rimasto fermo. Dai, che forse. Forse riesco a tenerli su. Forse. Oddio, non penso proprio. Se vanno sul punto, magari. Grazie mille. Oh, zitti, zitti, che. Siamo riusciti a combinare qualcosa.
Adesso se per favore non overestendete, brutta cretina di una Brigitte. Poi soprattutto, no? Allora, io parlo per i miei non so se c'è coetanei, però per farvi capire. Non prendete Brigitte, perché il ranked, perché non la sapete usare, è semplice, non sapete usarla, perché è uscita da troppo poco tempo per saperla usare bene. E non prendete un cazzo di personaggio che non sapete usare bene. Il ranked, per favore. C'è qualcuno sul punto? Che cazzo mi ha ucciso Moira? Con l'orbetto? Cioè, non l'ha sciottato Fara perché stava lì a spararmi razzi in bocca, però. C'è un Lucio random. Adesso gli sparicchiamo. Non mori, stupida. Adesso. No. Ciao, Mare. Get ready, boom. E mazzo, ragazzi, stava a fanculo. E infatti è stato proprio così. Qui il problema è stato semplicemente che, vabbè, Zarya e Jungle non si sono coordinati e ci hanno scopato sul punto, perché sennò potenzialmente si poteva anche vincere. Cioè, abbiamo un team un po' strano, come potete vedere, perché per esempio, se Sombra non è brava a sparare, Pharah non morirà mai, perché non abbiamo un cazzo di niente da lontano. Ecco, Junkrat, Reaper lì a destra. Che cazzo era? Ma perché? Perché il problema poi a questi livelli bassi è che i healer non vengono inculati, capito? Cioè i DPS hanno testa bassa, voglio fare un kill. Ma non morire, stupida. Che cazzo è esplosioni random? Madonna che botte gli sono arrivate. Oh Maria. Ok, abbiamo trovato il punto. Ok. Scusate raga, non sto parlando, ma è un momento abbastanza grave. Sì, ciao. Guarda Moira. Cioè, ti si mette lì, ti spara addosso 8000 anni. Ma ha shottato, guarda, cioè io boh, cazzo di personaggio no sense. E need healing core, non è che so Gesù Cristo. Quasi però. No! C'era arrivato, cazzo. Il problema è che abbiamo il tank che è l'healer praticamente. Cioè Brigitte. Porca puttana. Oh no. Mena. Buono. Ultiamo random. Sì. GG di motivazione. Questo ragazzi è round decisivo, perché adesso si arriva a 2 e non più a 3 come era prima. Faccio l'errore con Mercy di non potenziare mai abbastanza. Devo potenziare un po' di più perché fa veramente tanto. Madonna mia. Sì, vabbè. Una bomba di Junkrat, sono morto. Junkrat sopra, addio Junkrat. Oh! Sorpresa. Guarda sto coglione. Vaffanculo, va. Ma perché dovete stare là? Perché dovete stare là? Dio! Non è questo che mi charge a caso, mi becca. Me la faccio adesso? Ecco, mi sono scelto, sono un coglione. Questo è un errore mortale. Questo proprio scarso. Scarso di merda, che non sono altro. Porca troia, porca. Questo merzio. Questo viziaccio di ammazzarmi per andare a restare gli altri, guarda. Che io devo capire che è più importante un DPS di merda che si è suicidato in prima fila. Vedi? Questa stronzata probabilmente abbiamo perso il punto. No, non crepare. Resisti. GG. Spara di qua, spara tutto.
Che te pare che non mi chiappa al volo? C'ho l'hitbox, un pixel, Dio monaco, merci. Quando sta in volo, ria questo, mi ha sparato, guarda. Cioè, guarda, così. A giro, Dio bono. Però è andata bene, perché mi stiamo ammazzando tipo tutti. GG. No, non mi ammazzate. Non mi ammazzate, si è sfiondato di testa su di me, altro che non mi ammazzate. Vai. È andato proprio a cercare, altro che non mi ammazzate. Di che cazzo è morta quella? Di una paralisi. Junkrat, guarda, veramente mi fa tiltare come non mai. Sta lì dietro come uno scaccio di merda a sparare. Però zitti. Madonna se godo. Quanto godo. GG ragazzi. Sono stato inutile. GG. Ragazzi, per questa ranked ci fermiamo qua. Però sicuramente ne condividerò un'altra. Veloce, perché la registro adesso, perché sennò il video mi diventa troppo lungo e non voglio farvi un video di tipo 35 minuti, perché sono sicuro che nessuno lo guarderà, quindi la seconda ranked avrebbe sicuramente meno enfasi rispetto alla prima. Quindi mi raccomando, seguite il canale, perché questi giorni ci sono un sacco di aggiornamenti riguardo Overwatch, e seguitemi anche su Telegram ovviamente, link in descrizione. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.